Eccoci qui, finalmente, dopo tanti mesi siamo riusciti a realizzare questo sogno, ci siamo trasferiti, ci è voluto tanto tempo, però adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo realizzato in tutto questo periodo in cui eravamo un pochettino in silenzio. Venite. Scusa, stavo vedendo azione perché ho visto... Eccoci qua! Dove accoglieremo tutte le famiglie, le coppie di sposi che desiderano avere la mia fotografia. Vi faccio vedere questa parete blu, è la mia parete delle fotografie che abbiamo realizzato, diciamo, in questo ultimo periodo. Questa, diciamo, è la zona di presentazione di Studio Ungaro, quindi dove abbiamo una serie di e poi abbiamo quest'altra zona che è dedicata invece un pochino più al planning, perché noi oltre ad essere studio fotografico siamo anche agenzia di wedding planning, e questo so che lo sapete in tanti, quindi allestiamo i nostri matrimoni in modo tale che la fotografia sia ancora più bella e viceversa. Quindi questa è una zona dove abbiamo la vendita di alcuni articoli che allora, questa invece è un'altra zona che è il set fotografico di famiglia. Parla più forte, però. È il set fotografico che destiniamo proprio alla famiglia, quindi abbiamo realizzato questa stanza che è un po' come un salotto di casa, dove vogliamo che voi siate, diciamo, avvolti da questa atmosfera così magica. E ovviamente questo è stato allestito per Natale, il nostro bellissimo albero di Natale, è bellissimo, scusatemi se me ne vanto, però è proprio bello, bello, grande. E quindi qui abbiamo anche un po', diciamo, di oggetti legati all'infanzia, per chi desidera fare qualche regalino. Qua c'è la mia area di creatività, è l'area dove accogliamo voi sposi che decidete di fare allestimenti per i vostri matrimoni o per altri eventi, per altre cerimonie. E adesso vi porto invece nella sala, sala di posa. Papà viene con noi a fare questa esibizione, perché senza papà ciò non sarebbe stato possibile. Questo bisogna veramente, come si dice, sottolinearlo in maniera veramente... Sì, ma quindi se non ci fosse stato il suo estro, però io sono il braccio, sicuramente però. Ok, abbiamo anche i nostri sposini di un po' di anni fa. Buonasera, i sposini di questi anni che sono venuti a trovarci, grazie. Ciao, ciao. Grazie, auguri. Grazie, grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Continuiamo, Giovanni. Continuiamo un attimino, una piccola cosa che stiamo facendo. Ecco. No, io... Allora, è uno dei set che abbiamo pensato di realizzare, è una stanza speciale che prenderà diverse forme a seconda del servizio fotografico che intendiamo realizzare. Questo invece è il mio modo preferito, questo è il mio muro che desideravo tantissimo. Qua faremo altre cose. E poi abbiamo un'area invece che è proprio dedicata ai bambini, e questo lo potete constatare. No, davvero, ho scelto proprio questo, perché questo
l'hanno capito che è per loro. Per loro, sì. Ci piace l'idea del cantore, di cantare in uno spazio tutto bianco, e ci piace l'idea di fare sognare sempre i bambini. Questi piccolini sono stati tutti miei modelli negli scorsi anni, e speriamo di averne tanti altri. E poi cameretta che prenderà ugualmente forma differente a seconda dell'arrivo. C'è l'area trucco che è ancora in fase allestimento, quando faremo i nostri servizi fotografici, magari delle donne, come faremo la ritrattistica, avremo il nostro truccatore definito, che oggi è Angelica Di Giambino, che ha fatto il metallo, ecco, e poi questo è l'ufficio, dove faremo la produzione del lavoro. Questo è il mio spazio frequentato sicuramente dal computer. Ecco qua, questo è il nostro studio, e speriamo di di vedervi, di incontrarvi qui, anche semplicemente per una chiacchierata positiva. Grazie a tutte le persone che ci seguono, a tutte le persone che hanno avuto la pazienza di aspettarci in questi mesi. Grazie a Giovanni Maria Piras, perché sta facendo queste riprese graditissime. Vi auguriamo di trascorrere un bellissimo periodo natalizio. Vi aspettiamo qua in